Oh my God, oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you, I should've run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop, tells me to stop. Feeling, feelings I feel about us. Settimo posto nell'assoluta, la vittoria della R4. Bene, un equipaggio che abbiamo visto bene, anche ieri tutto sommato si abbassavano i tempi, chiaramente si paga un po' l'inattività, però comunque nel complesso penso una bella gara, poi i numeri parlano qui.
Sì, sì, da ieri che dopo un anno che stiamo fermi con lo shutdown abbiamo ripreso un po' la mano con la macchina. Un po' di sfortuna sulla prima prova questa mattina, che comunque abbiamo perso tutti i secondi con questa prova. Però tutto sommato la gara ci siamo divertiti e comunque i tempi sulle prove sono andati bene. Sentiamo la navigatrice, visto che non eri molto pratica della zona. Dai, correre in casa è sempre un'emozione, io faccio complimenti all'organizzazione che è capitanata da Roberto e Nadia, ma dietro c'è un gruppo che lavora in maniera fantastica. E complimenti a Luca e a tutta l'assistenza perché sono stati impeccabili. Per noi la felicità più grande è stata vedere Giorgio alla fine. Per il resto tutto il resto è secondario. Ok, tu come sei una navigatrice giovane ma tosta, soltanto una, questa domandina e poi vi lascio. Secondo te fare la gara di casa è più facile o più difficile? Secondo me è molto più difficile, perché io corro in Sicilia, corro da tutta Italia, però quando passi sotto casa è... Perché poi in realtà succede il contrario di quello che dovrebbe essere. Una sera veloce così sentiamo tutti quanti. Complimenti a questa coppia che è andata benissimo. Santoro, Luca, grandi Carmen, settimi nell'assoluto e vincono la R4. Quindi vittoria di classe. Via Roberto, tutti, eh?